Eccoci qua, questo è Dotan, There Will Be A Way, la sua nuova canzone, 7 minuti dopo le 11. Oggi abbiamo detto venerdì 11 dicembre, c'è un'importante uscita discografica, un grande artista non solo italiano ma internazionale, possiamo dirlo tranquillamente. Sì. Stiamo parlando di Doc Deluxe, che è il nuovo formato, diciamo, dell'ultimo disco di Zucchero, che esce con l'aggiunta di 6 inediti, e tra questi 6 inediti c'è poi la canzone con Sting che da qualche giorno stiamo ascoltando insieme, che si chiama September, della quale parleremo con il diretto interessato. Zucchero, ciao, benvenuto. Buongiorno, ciao. Buongiorno, in diretta, anche video, vedo che si sta specchiando, sistema i capelli. Ecco, per chi non fosse ancora sintonizzato, Digitale Terrestre, i canali sono 256 71 683, così potete anche vedere Zucchero dalla sua magione, quindi entriamo in casa tua questa mattina. Sì, sono nella detta cosiddetta Casa di Sasso. Casa di Sasso è una vecchia, fa parte del mulino, è una vecchia casa di sasso, appunto, dove è la parte dove scrivo i testi più che altro. Si vede anche un camino fumante dietro, che meraviglia. Sì, 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 è un vecchio camino grosso, di quelli di una volta. Ecco, solide radici emiliane, sappiamo che vivi da molto tempo in Toscana, sei abituato a spostarti, a viaggiare, a incontrare, a esibirti dal vivo, tra l'altro, insomma, abbiamo visto diversi tuoi concerti, vivendo un'energia pazzesca. Come stai vivendo questi mesi in cui anche solo spostarsi da casa è difficile? Come stai investendo il tuo tempo, Zucchero? Sono un po' sospeso, ma faccio il mio lavoro, continuo a scrivere, a registrare anche a distanza, butto giù appunti, tanto, come dire, per non perdere il vizio e il piacere di fare il mio mestiere, un po' come un artigiano, cioè, anche se magari mi alzo un po' così, non troppo pimpante, però faccio il mestiere di bottega, vado in studio e mi invento qualcosa, poi lo risento il giorno dopo, se non mi piace lo butto via, se no continuo. Beh, comunque bisogna dire che in questo periodo, nonostante non ci sia la possibilità di fare concerti, non è che sei stato con le mani in mano, insomma, qualcosa hai fatto, e hai fatto qualcosa di concreto anche proprio per dare una mano alle persone come te, agli artisti che come te in questo periodo appunto stanno facendo fatica a lavorare, anzi praticamente non si lavora se non, come stai dicendo tu, mettendosi in studio e cercando di pensare a nuove canzoni. I fondi per Soul Mama, i soldi dalla vendita di Soul Mama dedicati al fondo per il Covid-19, per appunto aiutare gli artisti, e poi altre iniziative, insomma, ti stai dando da fare, non stai lì in pantofole. Ma sì, no, come ho detto, non voglio interrompere il filo della creatività e l'entusiasmo di mantenere i rapporti con amici, con musicisti, con quelli che fanno parte ormai da tanti anni della mia vita, della mia carriera. Insomma. Ecco, quindi, a questo proposito, Sting, non ti sentiamo più. Sì, ci inventiamo delle cose, no? Ecco. Con Sting, con Bono, con Michael Stipe. Così, personaggetti così, insomma, i primi che passavano lì dalla Lunigiana, hai detto, senti, scusa, vieni un attimo. No, facciamo. Anche con amici italiani, certo. Come De Gregori, Van der Sfros, come sì. Collaboratori, insomma. Robetta, la tua amicizia con Sting va avanti da molti anni, com'è lo scambio tipo tra Sting e Zucchero? Cioè, come avviene? Telefono, chat, mail, parlate soprattutto di musica o anche di altro? Perché siete tutte e due gaudenti, possiamo dire. Ah, noi ci conosciamo da quasi 30 anni. La prima volta che ci siamo incontrati mi ha chiesto, non so per quale motivo, forse perché, poi io non gliel'ho mai chiesto, me l'ha detto ultimamente, che mi vede una persona genuina, mi vede una persona di cui ci si può fidare, con dei valori, eccetera, per cui mi chiese subito di fare dal padrino a sua figlia, Coco. Che meraviglia. E lì è nata un'amicizia di famiglia, quindi quest'estate in particolare abbiamo fatto tante cose insieme, concerti, Rainforest Foundation, abbiamo fatto
ha scritto canzoni, avevamo fatto anche Muoio per te, se ti ricordi, certo. Tempo fa, e per cui quest'estate lui è stato qui in Italia perché diceva che era il posto più sicuro in Toscana, eccetera, e niente, mi ha chiamato dicendo che aveva scritto questa melodia pensando all'Italia, pensando a me, nel senso che gli sembrava una melodia mediterranea. Mm-hmm. Mi ha chiesto se volevo fare il testo in italiano, e poi dicendo poi non so cosa ne faremo, ma se ti piace la canzone, se ti interessa, magari ci vediamo, eccetera. Io gli ho scritto il testo e poi... E poi abbiamo scoperto cosa ne è stato fatto. Un po' insieme, dai. Tempo. Beh, caro Zucchero, a questo punto, dopo averla giustamente presentata, non ci resta che riascoltarla. Questa canzone si chiama September, è tanto bella che fa parte sia del tuo album che del prossimo di Sting, dedicato ai duetti. September, Zucchero e Sting. Sting e Zucchero su Radio Bruno e Zucchero è in diretta con noi questa mattina. Ciao Zucchero, ben ritrovato, eccoti. Allora, stavo guardando anche il video, è casa di Sting, casa tua? No, quella è casa di Sting. Ecco, bella, mi piace moltissimo. Che bel panorama, bisogna dire, sottolineare anche. Sì. Senti, c'è un'ascoltatrice. Ha voluto registrare alle 6 di mattina per avere l'effetto della nebbiolina che saliva. Sì. Ah. Solo che lui è abituato a alzarsi, si alza tutte le mattine. Stavo per chiederti la stessa cosa. All'ora del pomeriggio mi sentivo un po' rincoglionito, però ho pensato, secondo me hanno fatto il dritto quella volta, sapendo esatto. che la mattina si doveva alzare alle 6, fa guarda, facciamo una cosa, esatto. faccio il dritto, non ne parliamo. Saresti dovuto andare a dormire probabilmente. Diceva un'ascoltatrice, Paola, fa una bella domanda, ti vorrebbe chiedere quale sia il tuo rapporto col divino, con la spiritualità, no? Ci avviciniamo a Natale, lei dice che dai tuoi testi sembri una persona sempre alla ricerca, e a lei questo piace molto, ti riconosci? Sì, certo, ma anche l'ho detto anche quando ho parlato dell'ultimo album, Doc, c'è una specie di, non so, sarà l'età, una sorta di leggera redenzione. Io lo sto cercando, in qualche modo, l'ho detto anche in un brano che si chiama Tempo al Tempo. Ti sto cercando, ecco, sto cercando qualcosa, so che c'è, non necessariamente quello che ci hanno detto o i vari profeti, eccetera, comunque c'è qualcosa e lo sto cercando. E ogni tanto arrivano dei segnali, ecco, quindi mi sa che dovrò abdicare. In qualche modo. Beh, questa è una sono una Sara consapevole libidine, ti ricordi? Salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, è passato qualche anno e adesso arriveremo magari a un altro genere di canzone, immagino, no? Sì. Quanto prima. Ce ne sono già. Il sacro e il profano fa parte di me, perché diciamo è quello che mette il pepe nella vita, il sarcasmo, l'ironia, i doppi sensi, insomma giocare, io sono così tra la chiesa e la cooperativa, hai capito? Quindi, le radici emiliane anche di lì, no? Don Camillo, Don Camillo e Peppone, veniva inevitabile il riferimento, no? Quel mondo lì ci sarà sempre. È inevitabile. Zucchero, senti, allora dicevamo non si può fare musica dal vivo, la speranza naturalmente è di tornare a farlo quanto prima, e mossi anche da un sano ottimismo di fondo, tu e i tuoi colleghi naturalmente avete nel tempo riprogrammato le date previste per l'anno scorso al prossimo anno, nel tuo caso quelle all'Arena di Verona, no? Sono 14 concerti che sono stati al momento fissati tra la fine di aprile e la prima metà di maggio, insomma 14 appuntamenti in questo tempio della musica, no? Io credo. È meraviglioso vedere il concerto di Zucchero all'Arena. Due volte sono andata a vederlo perché proprio ha un'energia prodigiosa. Hai preparato qualcosa di speciale per questo evento all'Arena di Verona? Avevo già preparato, perché noi in effetti
eravamo già in prova, cioè stavamo provando con la band quando è arrivato poi il lockdown, no? Quindi abbiamo dovuto smontare tutto. Sì, è chiaro, ero già pronto per partire e la cosa più difficile è stata fermarmi, perché how can I stop when I'm started, diceva. Eh già. Insomma, eri già di corsa. Avevamo lavorato quasi un anno su questo tour di 150 concerti nel mondo, compreso appunto l'Arena di Verona. Li abbiamo dovuti riprogrammare, però addirittura l'Australia è andata a finire nel 2022. L'Arena di Verona è andata appunto a fine aprile. La Royal Albert Hall è andata, mi sembra, a maggio del prossimo anno. E niente, bisogna incrociare le dita. Esatto, sì, lo sì, facciamo sì. Anche noi, davvero. Sì, sì. Perché quando potrai rifare i concerti significherà anche molto altro che stiamo tutti attendendo davvero febbrilmente. È una rinascita, sarebbe, sì. Ma soprattutto per quelli che lavorano dietro a un tour, che sono tanti, che hanno famiglie, che sono, certo, ragazzi bravi, specializzati, dedicati, che si fanno un bel mazzo e che però a tutt'oggi purtroppo non hanno ricevuto niente, capito? Allora senti Zucchero, quindi, visto che ci stiamo avvicinando al Natale, vogliamo sperare che per loro arrivi un bel regalo di Natale sotto forma di sovvenzione, magari anche sostanziosa, perché ormai il periodo di astinenza da lavoro è piuttosto lungo. Per cui, insomma, il primo auspicio è che possano lavorare davvero tutti quanti quanto prima. Abbiamo parlato prima di una redenzione, io l'ho trovato un po' anche nella canzone con cui chiudiamo l'appuntamento, che è Spirito nel buio. C'è già qualcosa anche di quello che dicevamo, eh? Sì, c'è già, ma in tutto l'album c'è. Se tu leggi tra le righe, nei testi, ogni canzone c'è questa speranza, questa luce, questa voglia di capirne di più. Non si sa mai, capito? Come messaggio di Natale mi piace molto. Grazie. È stato un grande piacere. Guarda, guardando l'ambiente di casa tua, verrebbe voglia adesso di mettersi a tavola, farsi, sì, una bella polenta lì con ragù, che sarebbe proprio il lieto fine, insomma, questa breve ma piacevole chiacchierata. Grazie. Caro Zucchero. Doc Deluxe, lo ricordiamo. Ciao, grazie di cuore. Buon Natale, se non ci vediamo prima. Grazie di anche cuore. A te, buon anche Natale, a te. Tante ciao. Belle cose. A tutti. Ciao, che bella l'atmosfera di casa sua, davvero. Passare il Natale con un camino acceso. L'ideale. Ad ascoltare Zucchero e Sting con la chitarra, ecco, così ce l'ho messa tutta. Beh, invitati speciali, accidenti, farei la firma, ne è vero. Radio Station.